Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nostro nuovo video dalla Taverna dello Svapo. Come al solito io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, esponicelo. Allora, il liquido è Don't Cake, che sarebbe una torta al cioccolato. Copertina c'è una torta sopra una barretta di cioccolato con l'omino, con la box in mano che svapa. Gli occhiali, il cappellino. È della Supreme E. È da 20 ml, zero nicotina, dovrebbe essere, ora andiamo a vedere se è un 70-30, 80-20, non lo so se è un 80-20, 70, non ci faccio uscito per fare un mix. Dovrebbe essere un 80-20. Ora andiamo a fare la prova di svapo e qualche considerazione. Perché dentro non ha biglietti, non ha niente, tutto scritto è mix series, se ci vuoi mettere la nicotina, che ci metti metà boccetta e diventa da 0,3. Sì. Se no se ce la metti tutta da 0,6. Io come al solito andrò a provarla con la Noisy Cricket e il Goon 22. E io l'andrò a provare con la Mac Pro della Geek Vape e il suo Pearl Scotchabi. La resistenza a 0,10. Vai Gabri, intanto la prova di svapo. Di fumo ne fa, Allora saranno 80-20. È anche buonissimo. Provalo. È davvero buono. Sente tanto, a me piace davvero tanto, sì. Tipo una barretta di cioccolato fondente, arriva subito, buonissimo. Si sente però solo quello, il cioccolato, sì. Non è torta al cioccolato. Che voto ci dai Gabri? Io ci do un bel voto, ci do un 8, ci do, perché a me piace un botto, mi piace. Anch'io ci do un 8, va bene, lo svapo una boccetta per me tutto il giorno, dura il giorno. Perché è dolce così, infatti la da fumarne tanto. È buono, noi lo consigliamo. Lo consigliamo, è il nostro negozio di riferimento da Svapo Caffè. C'è un'ampia scelta di questo, perché c'è anche pere e cioccolato. Una vasta gamma. Il prezzo è buono. Noi vi lasciamo così. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Dalla Taverna dello Svapo è tutto. Un bacio.